Muy buenas tardes si estáis en Europa y muy buenos días si estáis en América Latina. Estamos en la web del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y para mí es un placer y un honor conversar con Alessandro Barico. Lo vamos a hacer por internet, obviamente por el contexto histórico, terrible y no obstante fascinante en que estamos inmersos. Alessandro está en su casa de Turín, yo estoy en mi casa de Barcelona y obviamente esta conversación que iba a tener lugar en el marco de la gran y muy recomendable exposición sobre videojuegos del Centro de Cultura Contemporánea, pues tiene que darse a través del píxel, a través de la pantalla. Esto significa algo también muy vinculado con el último libro de Alessandro Barico, The Game, porque él en The Game hace una arqueología del presente, empieza su recorrido en los años 70 con el videojuego Invaders, que se puede ver en la exposición, acaba ahora con la inteligencia artificial y con juegos como AlphaGo, y lo que intenta es entender el nuevo paradigma que él llama The Game, que es un paradigma justamente que tiene que ver con el uso lúdico o no de las pantallas. De modo que estamos en una pantalla, estamos en un momento en que el concepto de la viralidad ha regresado a su origen, el de la biología, el de los cuerpos, después de 20 años muy vinculado con internet, con los memes, con la difusión de fake news o de noticias verdaderas. Y en ese regreso a lo auténticamente viral, a los cuerpos, a la biología, paradójicamente estamos hablando a través de una pantalla. Hola, Alessandro. ¿Cómo estáis en Turín y en Italia? Ma sto bene. Qui stiamo tutti bene, questo è importante. E viviamo meglio possibile un momento stranissimo che nessuno poteva pensare. Per noi che di mestiere riflettiamo, studiamo, è una situazione pazzesca. E in un certo senso è come se ci fosse stato un incidente d'auto, un'auto si è schiantata contro un muro e la prima cosa che devi fare è arrivare con dei medici e salvare delle vite umane. Ma la seconda, e siamo noi, è guardare per chi è successo, cioè studiare la macchina, studiare i rottami, e quello che stiamo facendo noi tutti adesso è capire cosa sta succedendo, non a livello medico, perché quello non è il nostro compito, ma a livello mentale. E ci sono moltissime cose da imparare che sono di enorme importanza in questo momento. Se si rimane lucidi, se non ci si fa fregare dalla paura, noi possiamo veramente capire delle cose per noi molto molto importanti, che in questo momento sono molto visibili. E nella vita normale invece no. Se posso dirtene una, ad esempio, che ad esempio è chiaro che le democrazie in questo momento funzionano soprattutto in situazioni di emergenza, mentre in situazioni non sono in piena crisi, in piena agonia, mentre in situazioni di emergenza si forma un nuovo patto tra l'elite e la gente, e il sistema sociale regge molto. Cioè, se voi pensate, è un paese che viene da una crisi molto profonda di sfiducia nei confronti della classe politica, nei confronti degli esperti, nei confronti degli scienziati, e in una settimana è un paese che è diventato molto disciplinato, che si fida completamente sia delle elite politiche, delle elite scientifiche, sia degli esperti. E questo ci dice che c'è una situazione in cui, diciamo, che la nostra formula sociale dà il meglio di sé. E quella situazione è l'emergenza. Ed è probabile che noi ci sia emergenza cronica, cioè perenne. È un processo che è già cominciato tra crisi economica, poi terrorismo. È molto difficile ricordare un periodo normale in cui si potevano fare delle scelte, diciamo. Noi viviamo praticamente ormai sempre con un'emergenza molto dura
da affrontare e probabilmente capaci solo a vivere insieme così, con delle emergenze enormi, costringono a stare insieme, ci costringono a essere disciplinati. E probabilmente, la dico in maniera sintetica, il coronavirus è sono le prove generali per la vera emergenza cronica che accadrà dopo, quando accetteremo l'ipotesi che il pianeta stia morendo. E probabilmente passeremo i prossimi 50 anni in quest'altra unica grande emergenza che spegnerà tutte le altre. Una cosa molto, molto curiosa in Italia, e vedrete accadere anche in Spagna, è che i pronto soccorsi sono vuoti. Cioè la grande malattia ha spento tutte le altre malattie. Cioè la grande emergenza spegne tutte le altre emergenze. Oggi in Italia non si parla di sbarchi di profughi, non si parla di terrorismo, non si parla di nulla, si parla solo di questo, e la grande malattia che si divora tutto. E probabilmente è la prova generale per entrare in un periodo molto lungo dell'esistenza nostra, che sarà quello in cui ci sarà un'unica grande malattia e sarà l'agonia del pianeta, e tutti vivremo in quell'emergenza, meglio possibile, ma in quell'emergenza. Aquí en España, lamentablemente, esa unidad que tú estás detectando en Italia no se está produciendo. Hay bastante división política y esa llamada a la serenidad, a la calma y no a la locura que tú también estás reclamando, lo haces de algún modo desde el futuro, ¿no? China e Italia, de alguna forma, son el futuro inmediato de España. Ciencia italiana, ¿qué consejos nos darías a los españoles, pronto a los que nos escuchan desde América Latina, tanto en términos sociales o políticos, como sobre todo en términos culturales? ¿Qué proyectos culturales estáis desarrollando en Italia que creéis que pueden ser una inspiración para lo que va a ocurrir en España y en América Latina? A livello personale, io credo che davvero bisogna rassegnarsi a essere molto disciplinati, anche se non si è convinti delle scelte del governo. È un momento in cui è meglio fare tutti la stessa cosa, anche se non è la cosa più giusta, è meglio fare tutti la stessa cosa. A livello personale ci si trova a fare una vita che, lo vedrete, ogni giorno diventa più chiusa, ogni giorno uno si abitua a una vita più separata dagli altri, la vuole, la cerca, si inizia ridendo, poi incomincia ad avere qualche pressione, poi pensi di essere più furbo perché vai comunque a giocare a basket, poi ti lamenti che hanno chiuso il cinema, poi ti ritrovi dopo una settimana come me che vai nei negozi, entri uno per volta con la mascherina, si va nei negozi solo uno di tutta la famiglia, così si rischia meno. Ormai non ci sono più persone che fanno le pulizie case, ognuno si pulisce la casa da solo, e in tutto questo, giorno dopo giorno, vedrete. E naturalmente da un certo punto di vista è una locura, però, quando i nostri nonni o padri raccontavano la guerra, raccontavano cose di questo tipo molto peggiori, e tutte nate dall'odio di uomini per altri uomini. E in ogni momento bisogna ricordarsi che comunque i nostri padri hanno vissuto cose molto, molto, molto difficili, in nome di tra gli uomini, e noi possiamo benissimo sostenere tutto questo. In Italia è apparso subito evidente che ci sono due problemi enormi, cioè che questo ci condanna a una crisi economica fortissima. Fortissima per i prossimi anni, non per qualche mese, per i prossimi anni.
e quindi bisogna essere preparati. Probabilmente sarà una per ridistribuire la ricchezza del pianeta, perché l'unico sistema per uscire dalla crisi che nascerà sarà che quelli che hanno veramente i soldi li rimettano in movimento, perché non c'è denaro pubblico a sufficienza per aiutare l'uscita da una crisi economica come questa. A questo punto è una crisi psicologica, nel senso che c'è proprio una depressione molto pesante. Tutti quelli che fanno ostacolo sono fermi. C'è tutto un artigianato, un'industria che in questo momento non lavora, e in fondo è l'industria che ci impedisce di essere troppo depressi nella vita normale. Alla televisione in Italia danno la finale dei mondiali in cui l'Italia ha battuto la Francia, siamo a questi livelli qua. Ho già visto 4 volte Liverpool Atletico Madrid, l'ho già vista 4 volte. 4 volte mi sono chiesto come diavolo hanno fatto quelli di Madrid a vincere contro la più bella squadra del mondo. E così. In Italia sono nate moltissime cose che sono permesse dai device della rivoluzione digitale, e in questo gli italiani come gli spagnoli hanno molta fantasia, per cui ci divertiamo anche molto, se volete. Si inventano molte cose, nessuno è fermo. Cioè, dopo un primo momento di stupore che ci ha immobilizzato tutti, non siamo stati capaci di fare nulla, a un certo punto si è rimesso in moto e allora niente, tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Però bisogna ricordarsi che ci sono molte persone che sono persone che non hanno grandi strumenti propri, e il peso psicologico di queste settimane, visto che così, è molto alto. Ci sono delle solitudini molto grandi, c'è gente che vive, che è costretta a vivere in cole senza praticamente uscire. Cioè, la mentale della gente è diventata incredibile. Perché vivere 24 ore su 24 con una persona anche che ami in una casa non è facile, non è facile. E quindi tutto quello che noi possiamo fare per comunicare comunque vita, per comunicare luce, lo dobbiamo fare senza stancarci mai. I medici non si stancano, i medici vanno anche la notte, e penso che anche qui i musicisti, quelli che scrivono, gli attori, bisogna inventarsi delle cose e bisogna farlo con grande forza. Me preguntaba, mientras hablabas, porque has puesto como horizonte de referencia la guerra, ¿no? Es muy interesante y muy extraño que estamos ya sintiendo que lo que está pasando supera y mucho al 11 de septiembre de 2001. Vamos al siglo XX a buscar ejemplos, a buscar marcos de ciencia y de reflexión. ¿Tú crees que la filosofía del siglo XX, tú crees que la cultura del siglo XX que tú analizas en The Game como una cultura en crisis, de algún modo en decadencia, porque ha nacido un nuevo paradigma que es el mundo digital, que es Apple, que es Facebook, que es Google, etcétera? ¿Tú crees que vamos a volver a el siglo XX para entender lo que está pasando ahora? ¿O crees que algo dentro de The Game, algún tipo de movimiento de pensamiento, de filosofía, que nos ayude a enfrentarnos a esa crisis climática, a ese nuevo régimen climático del cual seguramente el virus es un síntoma, o como tú dices, un prólogo, ¿no? Que la guerra civil española es el prólogo de la Segunda Guerra Mundial y en tu planteamiento el virus es el prólogo de una gran conciencia global de la enfermedad del planeta. ¿El siglo XX nos va a seguir ayudando o hay que buscar un marco teórico y de pensamiento para enfrentarnos a lo que viene? No, todo lo que está sucediendo es típicamente The Game.
Niente di quello che stiamo vivendo sarebbe stato possibile prima della rivoluzione digitale. Ma niente sarebbe stato possibile neanche 20 anni fa, neanche 10 anni. Noi stiamo vivendo la prima grande epidemia ai tempi del game, che è completamente differente da qualsiasi epidemia precedente. Noi sappiamo molto di più, noi possiamo intervenire sulla realtà con una velocità che nessuno mai ha avuto. Noi chiudiamo i paesi perché possiamo farlo, perché abbiamo i device digitali, ma 15 anni fa noi non potevamo chiudere un paese così, perché l'informazione era molto più lenta, perché non c'erano gli strumenti per restituire l'esperienza diretta con altre esperienze, ma semplicemente non avremmo saputo che c'era questo virus. Perché è solo nel game dove il circuito delle informazioni è molto veloce e la densità del sistema è molto bassa, per cui tutto passa. Noi non avremmo avuto immagini della Cina, noi non, sarebbe tutto completamente diverso. Quindi per noi è una grande lezione, non è affatto un ritorno al XX secolo, anzi è proprio la cosa che ci spingerà verso il futuro, definitivamente. Il fatto che noi ci parliamo in questo momento, ad esempio, siamo costretti a farlo, però entrerà nelle nostre abitudini e realizza una delle cose che era nei piani della rivoluzione digitale, una delle cose più geniali, se vuoi, della rivoluzione digitale, cioè spingere gli uomini a interpretare la tecnologia come un prolungamento del loro corpo, non come qualcosa di estraneo da loro, come una macchina, no, umanità aumentata, no? Per cui il computer diventa semplicemente una tua mano più lunga o un tuo, no? Cioè diventare proprio cose che biologicamente fanno parte di noi. Ed è una cosa che hanno molto i ragazzini, per i quali ormai è così, è più difficile per la mia generazione, forse anche per la tua, però vedrai che fra 20 giorni ti sembrerà molto normale fare una conversazione come questa. Non toglierà nulla al piacere di incontrarci appena potremo io in Spagna, però impareremo a avere ancora meno paura dei device e questo ci spingerà molto avanti nel game. Inoltre ci sono moltissimi che parlano male della rivoluzione digitale, noi tutti ci difendiamo. In questi giorni noi capiamo che il digitale salva un sacco di vite, ma proprio tante, proprio tante. Proprio la pelle del digitale è quello che ci concede di fare, è quello che ci permette in questo momento di essere comunità salde, piuttosto unite, piuttosto ferme. Ci aiuta moltissimo. In questo momento noi non parleremo, e questa sera molta gente a casa cosa farebbe? Altro sicuramente, ma non ci sarebbe modo per me di parlare a nessuno questa sera, solo ai miei figli che ho qui. Serve moltissimo ai medici, serve alla comunicazione. Questo ci aiuterà a capire che la rivoluzione che abbiamo scelto ha qualcosa di geniale, ha come fosse uno scopo ultimo di rendere la vita migliore possibile, non per pochi privilegiati, che è sempre stata una vita bella per pochi privilegiati, ma possibilmente per tutti. E in questo momento lo stiamo imparando ogni momento. Seda hasta the game, toda tu obra trabaja el viaje, el movimiento, es una obsesión que recorre toda tu literatura. Ahora mismo estás diciendo que crees que la crisis lo que va a hacer es la lógica del game y imponerla todavía más, porque vamos a perder el miedo, el respeto a los interfaces, ¿no? A los dispositivos. En ese sentido, me gusta mucho un fragmento de tu libro Los Bárbaros sobre Google, en el cual dices: es como si el sentido que durante siglos estuvo unido a un ideal de permanencia
sólida y completa, se hubiera marchado a buscar un hábitat distinto, disolviéndose en una forma que es más viento, larga estructura, viaje. Preguntarse qué es Abel significa preguntarse qué camino ha recorrido fuera de sí mismo. Ahí hablabas de los links, de las búsquedas en Google, como viajes, como trayectos. A mí me parece que es casi una reescritura del famoso poema de Cavafis sobre Ítaca, ¿verdad? ¿Tú crees que lo que está pasando va a alterar también radicalmente el modo en que viajamos? ¿Vamos a viajar menos físicamente y más virtualmente a partir del fin de la epidemia? Ma noi siamo la cultura comunque e resteremo. Fra 500 anni ci ricorderanno come la civiltà del movimento. Il movimento su ogni altra cosa. Il movimento delle idee, delle persone, del denaro, delle merci, di tutto. E, in questo momento fisicamente siamo molto fermi. Non credo che questo ci porterà a viaggiare fisicamente meno, non credo, perché ormai è qualcosa per noi di indiscutibile, di necessario, naturalmente. E, in questo momento viaggiamo molto con i device, comunque, il movimento. Io credo che non torneremo indietro, sinceramente, su quest'idea che il movimento è la cosa più preziosa che c'è. E in questo senso non credo che tutto questo ci modificherà più di tanto. In The Game dices que la revolución digital tiene tres fases. La primera es la de la digitalización de los textos. La segunda es la de la expansión del ordenador personal. Y la tercera, que ya estamos plenamente en ella, es la interconexión de todos los ordenadores en una gran red. Hoy es el primer día en que en España se va a teletrabajar masivamente. Este fin de semana el consumo de Netflix, de todos los consumos culturales por Internet, ha sido enorme. Hoy veremos si el sistema aguanta, si hay energía, si hay estructura, ¿no?, de la ADSL, de los servidores, de compañías de comunicaciones suficiente para aguantar este nuevo orden. Y yo me preguntaba, porque tú dices en The Game que los videojuegos evidentemente son clave, ¿no?, para entender este nuevo sistema, que es muy lúdico, muy dinámico y muy vinculado con las superficies. Preguntaba cuál es tu relación con los videojuegos. Decías que estás en casa con tus hijos. ¿Tú has jugado a videojuegos con tus hijos? ¿Cómo es vuestra relación con los dispositivos personal, en tu vida familiar y en la escuela Holden que diriges o impulsas? Ma è una domanda difficile per me, perché è difficile spiegarmi, però io sono un uomo con dei comportamenti molto teschi, cioè non sono praticamente nei social. Non gioco ai videogame, pochissimo, non sono un maniaco del telefonino, del cellulare, quindi apparentemente sono un uomo che rifiuta la rivoluzione digitale, ma in realtà la gran parte di quello che io ho fatto ha le caratteristiche dei device digitali. Questo è difficile da spiegare, però per esempio la scuola Holden funziona logicamente come un videogioco. Non voglio dire che è divertente, non lo è emozionante, ma non è divertente e non è un gioco, è una scuola, ma mentalmente ha un funzionamento che viene da un tipo di intelligenza che viene da l'intelligenza del game, un'intelligenza novecentesca. La Holden non è una scuola novecentesca, è una scuola per gente del game. I miei romanzi stessi sono più simili a videogiochi che a romanzo. Questo è lungo da spiegare, è un po' complicato, però se tu prendi il mio primo libro,
adesso, che è stato scritto all'inizio degli anni 90, se tu però lo prendi adesso, quello che in italiano si intitola Castelli di rabbia, io ti potrei far vedere come la struttura mentale di quel libro lì è molto più vicino al Mac, a Windows 95, ad alcuni videogiochi, che non alla struttura romanza di Calvino. Sono proprio due civiltà completamente diverse. E più o meno tutto quello che io ho fatto nella vita, in qualche modo, privilegiava il movimento. I miei libri non sono quasi mai scritti con uno solo, si spostano su stili diversi. La letteratura è sempre sembrata ai critici una letteratura superficiale, perché io ho scelto sempre la superficie, perché come ho spiegato nel game era il luogo in cui io istintivamente trovavo il senso del mondo, e oggi tutti lo cerchiamo lì, non serve più a nulla. E quindi riassumo: se tu vivi con me pensi che sono un vecchio del Novecento, perché non mi squilla il telefono, non so usare Skype bene, non mai entrato su Tinder, ma se vedi quello che faccio, tutto quello che io creo, allora ti posso spiegare che è tutto molto the game, molto the game. Un mio amico scrittore, che è un genio, lui sì, è un vero genio, è italiano, ma non è tradotto, si chiama Dario Voltolini. Una volta mi ha detto che The Game, il libro, è il libro più autobiografico che io ho scritto. E questo è geniale, e credo che lui abbia veramente ragione. Cioè, io lì ho scritto come funziona il mondo, ma mi ha molto aiutato, perché stavo scrivendo anche come funziona la mia intelligenza, da sempre. E quindi sapevo i meccanismi, li conoscevo. E quindi c'è molta spiegazione di quel mondo. Sì, de hecho, Seda es una novela que se volvió viral y que yo perfectamente podría imaginar ahora como una sucesión de stories de Instagram, un hilo de Twitter, ¿no? como una serie de tweets, porque es una novela fragmentaria, muy dinámica y que en efecto circuló por todo el mundo en una época de la primera globalización como un bestseller, porque tenía esas características aerodinámicas que tú dices que tiene el storytelling, que puede triunfar en The Game. Exacto. Es una observación muy inteligente. Cuando yo he escrito Zeta, que era a mitad de los años 90, tutti pensavano que fosse como una secuencia de haiku giapponesi, di piccole poesie giapponesi. Invece no, era Instagram. È vero. E anche per questo ha avuto molto successo, perché il design di quel libro è un design molto adatto al mondo che stava per arrivare. E poi la storia, ok, la storia è bella, e va bene tutto. Però io dovessi dire che adesso ammiro in quel libro è proprio il design. Non è la scrittura, non è la storia, non sono i personaggi, è qualcosa di particolare. E come ho intuito molto prima, cos'è che andava più veloce nell'aria, cos'è che riusciva a penetrare meglio nella densità del mondo. E dal punto di vista lì è un libro, secondo me, abbastanza profetico. Poi da un punto di vista letterario non lo so, ma da quel punto di vista di design è un libro molto profetico. Infatti mi ricordo che ai tempi i critici letterari per lo più pensavano che non era letteratura, e per loro era un difetto e per me era un pregio. Claro, sempre che hai un libro nuovo che non parece letteratura, è che sicuramente è la letteratura che sta per venire. Il Quijote, quando si pubblicò, tampoco fu ricevuto come gran letteratura, incluso Cervantes pensava que su gran novela era el Persiles, y como muere Cervantes, lo que no es literatura es aceptado como... En ese sentido, siguiendo
con seda, ¿a qué te refieres con design? ¿Qué entiendes tú por design? ¿Por estructura? ¿Qué características de la narrativa tú entiendes por design? Diseño. Difficile da spiegare, però ad esempio nella mia scuola di insegnare proprio questo, cioè che c'è una categoria che nella storia letteraria non è mai stata usata e che oggi è la più importante di tutte, ed è quella di design, cioè il design di un libro. Il design è la somma di molte, la lingua che usi, la forma che ha il libro, la sua architettura, la velocità con cui va, il tipo di tema che affronta, ed è un equilibrio fra tutte queste cose. Ed è come veramente un'automobile, diciamo. Cioè deve essere bella, ma deve avere un coefficiente aerodinamico per penetrare, deve essere sicura, quindi deve essere molto bassa se è veloce, o molto alta se è più potente. L'armonia di elementi è quello che noi possiamo chiamare design. Allora, in passato, noi questo lo possiamo riconoscere in alcuni capolavori, tipo Madame Bovary ha un design molto molto bello, molto preciso, ma un design molto preciso per quel mondo là, con quell'auto, questo mondo qua non va da nessuna parte. Ci sono però anche grandi capolavori che hanno un design completamente sbagliato, tipo Moby Dick, perché il design in quel momento non era così importante. Ma in questo mondo qua tu ottieni veramente una forza vera solo se qualsiasi cosa tu faccia tu sei capace di dare un design giusto a quello che fai. Se fai un giornale, se fai una squadra di calcio, se fai un'automobile o se fai un libro, non cambia, è proprio l'armonia fra questi elementi, okay? Quindi tu puoi anche scrivere benissimo, ma se tu non hai un istinto per il design, in questo momento qua tu non vai da nessuna parte. Nel 1910 sì, ma adesso non vai da nessuna parte. E quindi diciamo che segnare questo senso del design oggi forse è la cosa più importante per e se tu guardi i libri che ancora hanno un certo successo e sono da un punto di vista qualitativo molto molto alti, tu guardi e quello che vedi è un design perfetto. Se posso fare un esempio di un libro spagnolo che mi è piaciuto molto, Anatomia di un istante di Cercas, design fantastico. Poteva essere ancora meglio. Poteva essere un po' più corto, però tu vedi lì ad esempio c'è un equilibrio tra narrazione e realtà che è proprio uno dei problemi del design. Oggi negli ultimi anni i libri che ottengono più forza sono dei libri che stanno in equilibrio fra realtà e racconto. Gomorra stesso di Saviano, oppure i libri che scrive Carré, quello che ha scritto Cercas, spessissimo i libri che piacciono di più, Open di Agassi, per dire, scritto da uno scrittore americano, che è un grandissimo libro, di nuovo c'è, no, vedi, un tipo di... E lì è proprio una questione di design, perché devi fare una curva, devi disegnare una curva esatta fra narrazione e realtà, diciamo. Bisogna avere proprio una mano fantastiche. Sono capacità che forse 150 anni fa non erano così importanti, cioè, non era così chiaro. Oggi è diventato un lavoro di tecnica molto 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 raffinato. Anche perché... anche perché le persone come te, giustamente, in questo momento aprono meno libri e guardano più serie televisive. E quindi il nostro competitor in questo momento è micidiale, perché sono bravissimi quelli delle serie. Quando io ho iniziato a scrivere libri,
il mio competitor principale era un altro che scriveva libri. Oggi il mio competitor principale è persone pazzesche che fanno videogame, persone bravissime che fanno serie televisive bellissime, e poi piattaforme come Instagram, YouPorn, sono molti competitor. Quindi non è diventato un mestiere per cui bisogna avere un'abilità, una capacità tecnica altissima. Anche per questo ci sono più scuole di un tempo, perché non quasi più solo il talento, bisogna proprio essere tecnicamente molto bravi. Por tanto, podríamos decir que el design sería una especie de equilibrio entre ingeniería, arquitectura, diseño industrial, diseño de objetos y diseño de experiencia en una suerte de complejo artefacto muy, muy frágil que tiene que como mantenerse en una especie como de equilibrio más o menos posible, que es lo que estamos intentando hacer tú y yo con esta entrevista de design en tiempo real. Con esta entrevista digital. Has mencionado un concepto que para mí es clave, obviamente, para mí y para todos, diría, que es el de capo laboro, el de obra maestra. ¿Tú crees que ha cambiado radicalmente también el concepto de obra maestra? Si vemos las obras maestras del siglo XX, ¿no? Desde Joyce, el Ulises, hasta Thomas Mann, La montaña mágica, etcétera, son obras sólidas, perfectas, redondas, muy experimentales en algunos casos, otros no tanto. ¿Crees que ahora estamos en una época en que la obra maestra tiene otras características y cuáles podrían ser? Ma quello che penso io è che i capolavori non esistono più. Siamo una civiltà per cui il concetto di capolavoro è inutile. Proprio perché siamo la civiltà del movimento e quindi tendiamo a non riconoscere a tutto immobile, fermo, compiuto, un valore così grande. Per cui in letteratura forse l'ultimo capolavoro scritto... L'ultimo è Pastorale americana del Philip Roth. Dopo quello non ci sono più capolavori. Esiste la traiettoria di Foster Wallace, ma Infinite Jest non è un capolavoro. Cioè è inutile pensare che sia un capolavoro, non lo è. Una cosa che ha un enorme valore è l'inserimento di Foster Wallace, la sua morte, alcuni suoi reportage. Certamente il fatto che ha scritto Infinite Jest. Allora, tutto questo rappresenta un valore molto forte, come il cinema di Tarantino. Però la nostra è una società che non si accontenta di un'opera e dice il capolavoro. D'altronde ha capito che tu non capisci un film di Tarantino se non altri. Cioè, la bellezza di un film di Tarantino nasce anche dal fatto che tu hai visto tutti gli altri. Ma perfino anche di quello che lui fa nella vita. E, quindi capolavoro è una parola che è un po' pericolosa, ma che è stata utile in civiltà più semplici, più marmore, più rigide, più pesanti della nostra. Nella nostra non c'è nulla che si meriti il nome di capolavoro perché è un nome troppo piccolo, perché è un nome riduttivo. È un nome che non ci serve per capire la realtà. Abbiamo altre cose che sono molto più adatte a capire quello che stiamo producendo. No obstante, quando leí la Pastoral Americana, che me allucinò, me parece una novela extraordinaria de Philip Roth, no obstante, no tuve suficiente. Quise leer Me casé con una comunista, quise leer La mancha humana, ¿no? Busqué como la trilogía y después sigo leyendo las novelas de Philip Roth. Ninguna quizá es tan buena a mi modo de ver, pero sigo buscando el conjunto, ¿no? Digamos que de algún modo es humano seguir pensando en la trayectoria o en la trilogía o en el proyecto en nuestra época y que intentamos como conciliar ambos mundos en nuestras cabezas.
Tú eres un tipo de escritor muy distinto que Philip Roth. Philip Roth, básicamente, su obra son sus libros. En tu caso, como en el de tantos otros artistas y escritores, aquí en España podría ser el caso de Federico García Lorca, en Argentina podría ser el caso de Julio Cortázar, que son autores que no solo escribieron libros, también hicieron proyectos artísticos, también experimentaron con lenguajes desde la música hasta el dibujo, la pintura, el teatro, ¿no? En el caso de Cortázar, evidentemente hizo incluso cómic, el guión de cómic. En el caso de Lorca, lideró La Barraca, un proyecto precioso de teatro por los pueblos de España durante la República. ¿Tú te ves como un escritor cuya obra son básicamente sus libros o te gusta ser recordado como alguien que impulsó la Escuela Holden, hizo performance, hizo todo tipo de proyectos culturales? Posso dirti quello che io penso di me, che i libri sono una parte di quello che ho fatto e secondo me non sono neanche la parte, sono perché io ho questo talento, ho fortuna, ho questo talento di scrivere con grande facilità, però non credo di aver fatto anche cose più geniali nella vita e penso che sia esattamente la costellazione di tutte queste cose che rappresenta l'opera che io sto facendo. Per cui ti direi, c'è una sola opera che io sto facendo e passa da tutte le cose che ho fatto. Se tu mi chiedi cosa fra 50 anni magari si ricorderanno di me, io credo la scuola, di tutte le cose la scuola. Faccio da solo, quindi è il risultato di moltissime intelligenze. Molte di queste intelligenze hanno 25 anni in questo momento, quindi è un lavoro collettivo, un'impresa collettiva, diciamo. Però probabilmente è la cosa che è destinata a durare di più. Durerà quando seta, nessuno se lo ricorderà, la scuola continuerà a essere lì probabilmente. E quindi se mi chiedi nel futuro, sì, ti direi che forse la cosa più solida che ho fatto è stato inventare questa scuola. I libri sono più friabili, sono più, perderanno nell'aria così. Te confieso que una de mis adicciones, además de las series de televisión y los libros, son las librerías. Colecciono librerías de todo el mundo y me arrepiento de no haber ido a Turín durante la época en que abriste una librería que tenía solo 28 libros recomendados por 28 lectores. Me gustaría que nos expliques ese proyecto, que es bellísimo y que me gustaría que no se olvide. En esa constelación de lo que es Alessandro Baricco, tiene que haber un lugar para el proyecto de tu librería. Y, por otro lado, creo que los clientes digitales como Amazon, como Tinder, como YouTube, como Airbnb, se han apropiado de la idea de la disrupción, ¿no? De la disrupción positiva, de la idea genial que cambia el sistema. Y yo creo que somos nosotros, cada uno de nosotros, que escribimos, que componemos, que pensamos, que hacemos proyectos culturales, los que somos realmente y mínimamente disruptivos. ¿Tú crees que esta librería fue una disrupción? ¿Crees que la Holden es una gran disrupción? La libreria è stato un errore molto poetico. È stato un gesto nostalgico che ho fatto. Trovo molto interessante il fatto che perdevamo un sacco di soldi
siamo vissuti, abbiamo tenuto aperto la libreria un anno, poi abbiamo chiuso perché ogni mese perdevamo una quantità di soldi per noi enorme. E questo è molto chiaro, cioè il messaggio era chiaro, in quella civiltà un'idea del genere era una sciocchezza, però era una sciocchezza poetica. In quel momento era una reazione alla nascita dei grandi bookstore tipo Waterstone, questi enormi cose a più piani che vendevano libri. E allora la reazione mia e di altri è stata: vendiamone pochissimi, no? Però ognuno. Però era contro la storia, era contro il game sostanzialmente. E quindi lo ricordo come sostanzialmente un episodio di nostalgia molto poetica, ma anche di incapacità di capire dove andava il mondo. Però era disruptive, era comunque contro movimento, diciamo. Diciamo che rispetto al movimento del mondo, quella libreria faceva retromarcia, tornava in tendenza, e quindi comunque era. Poi dopo mi sono dedicato a gesti migliori, che invece sono, rispetto alla corrente del mondo, accelerare molto per arrivare più presto possibile al punto che abbiamo fatto. E in quel senso la scuola sicuramente lo è, perché la scuola, già da quando l'abbiamo fondata negli anni 90, era 20 anni davanti a tutte le altre, in tutto, per come era fatta, quello che insegnava, i piccoli riti che avevamo, l'idea di fondo proprio di scuola. E nel tempo continua a esserlo. Io continuo a pensare che anche oggi noi insegniamo veramente una quindicina d'anni davanti a quasi tutti, diciamo. Ci sono altri nel mondo che sono anche loro molto bravi e che, da cui ogni tanto impariamo anche qualcosa, ovviamente. Però sì, è molto disruptive. Un ragazzo che viene a studiare da noi e poi dopo va all'università, non riesce ad andare all'università, cioè non ce la può fare. E questo vuol dire. En The Game, diferencias entre la experiencia del siglo XX, que es una experiencia donde tiene sentido pues, como la realización, como la plenitud, como la rotundidad, y la experiencia del siglo XXI, donde priman otros conceptos muy distintos como arrebato, exploración, pérdida de control o incluso dispersión. Y pones como ejemplo de esta post-experiencia, las series de televisión que dices que son animales de la era digital y que por su naturaleza no tienen final, ¿no? Algo que tampoco tienen muchos tipos de videojuego que son abiertos y que pueden ser eternamente. Yo estos días pensaba que después de una primera edad de oro de la televisión, con series como Los Soprano, como The Wire, como Breaking Bad, ya no hay casi ninguna serie que sea buena después de la tercera temporada. Las series, por lo general, creo que Gomorra todavía es muy buena con sus 4 temporadas, pero las series, por lo general, solo son buenas en las primeras temporadas y después empiezan a ser menos buenas y se van como difuminando, ¿no? Hasta que concluyen. Yo sé que tú no ves series de televisión, pero me parecía que era interesante como metáfora. ¿Tú crees que la post-experiencia intensa, más fuerte, mejor en sus primeras fases y después se va como difuminando? ¿Eso se podría expandir a cualquier tipo de post-experiencia del siglo XXI? Intanto questa cosa delle serie che non hanno un finale è molto interessante e ti dà l'idea del cambio di civiltà narrativa anche che abbiamo fatto. Per moltissimo tempo, se tu ci pensi, nella civiltà dell'oppio, il finale era importantissimo. Il finale era quello che dava senso a tutto il libro. Se tu togli il finale a Madame Bovary o a Moby Dick, cosa resta? Restano libri che non capisci cosa vogliono dire.
E perfino l'ultimo volume della ricerca, della recherche di Proust, è un finale e ti spiega tutto, tutta la recherche, tutti i volumi della recherche. Alla fine c'è la spiegazione in qualche modo, no? C'è un finale. Quindi era una civiltà in cui il finale era determinante per la comprensione dell'opera, era il cuore dell'opera. Okay? Noi oggi siamo una città il cui genere preferito di narrazione, la serie televisiva, il finale proprio non ce l'ha, ha un inizio invece molto molto forte, molto veloce, quindi ha spostato completamente il baricentro all'inizio. E il finale è diventato una cosa tanto interessante, però in generale è boff, no? E questo è narrativo, è fantastico, cioè dopo secoli, secoli e secoli in cui il finale era importante, noi siamo i primi che hanno ideato un design diverso, evidentemente. E se tu pensi cos'ha questo design, è più dinamico, sostanzialmente più dinamico, perché non finisce niente. Il vero viaggio che fate voi che guardate molto le serie, e io vi invidio pure, il vero viaggio che fate voi è da una serie all'altra, proprio tanta, perché non avete bisogno di finire, a un certo punto siete stufi, tu passate a un'altra e via, cioè siete voi il finale, ok? E questo ha una dinamicità impressionante, dice anche una cosa molto, molto più vera, cioè che noi del mondo non abbiamo una conoscenza completa, compiuta, pretende di avere Moby Dick o Madame Bovary. Noi del mondo conosciamo molto le situazioni di partenza e le possiamo descrivere benissimo. Dopodiché sono partite che possiamo giocare e non ce n'è una più vera delle altre. Dipende da noi. Il viaggio delle serie sostanzialmente è quella. Dopodiché, se vogliamo, possiamo anche trovare altri tratti. Moby Dick, bisogna avere molta pazienza per scalare al finale, che poi è il cuore del libro, quindi il tipo di esperienza di quel tipo lì, mentre invece le serie sono molto più simili a una droga, sono tossiche, cioè tu non puoi staccarti, ok? E in questo senso ci dice che mentre la civiltà del XX secolo, del XIX secolo, cioè la civiltà romantico-borghese, voleva far faticare la gente per darla alla fatica del lavoro, la nostra civiltà invece questo non lo fa più, preferisce farsi una canna, cioè preferisce l'azione immediata, track, no? Preferisce quel tipo di piacere perché ha più fretta e deve anche lavorare meno di quanto dovessero lavorare. E quindi diciamo che la pazienza non è un valore che noi alleniamo, perché non ci serve quasi più. La pazienza ti aiuta poco in questo momento. Cioè quando tu hai un device digitale e non riesci a usarlo, tu pensi che non funziona, non pensi che devi avere pazienza per risolverlo, pensi che è rotto, fine. Noi siamo una civiltà come questa. Quindi la pazienza, sai, quando hai l'iPhone, cosa ti serve? Ti servono altre cose, la velocità, ti serve la tolleranza di un certo livello tossico, ti serve una testa capace di multitasking, ti sa che ha voglia di comunicare col mondo, ma la pazienza non è un valore, ok? E quindi facciamo opere che non allenano la pazienza, altre capacità. Quando hablabas sobre las series y sobre lo difícil que es conseguir ese impacto, ¿no? Ese que sería tan bueno como un gran final de una novela clásica. Pensaba que ya premio Nobel de Literatura a Dario Fo, que es un dramaturgo y actor, a Bob Dylan, que es un cantautor, y a Svetlana Alexeyeva, que es una cronista o una historiadora
oral. ¿Tú crees que va a llegar el Premio Nobel de Literatura pronto a un guionista, de series, a un guionista de cine o, quién sabe, a un guionista incluso de videojuegos? Ma spero di no, perché il Premio Nobel è un premio dato a un mestiere molto particolare, che è molto difficile, ed è scrivere libri. Darlo a Bob Dylan è una cazzata mostruosa, non ha senso. Nessun senso, e infatti se lo hai dato a Bob Dylan lo puoi dare effettivamente anche a un grandissimo disegnatore di fumetti o lo puoi dare veramente a chiunque. Ed è un perché invece la scrittura è un mestiere molto particolare, ha ancora davanti a sé almeno un secolo di vita, ed è bello che ci sia un posto che lo premia con quella solennità, con quella luce, con lo splendore, e che premi proprio questa abilità proprio particolare, no? Però deve mantenersi come un premio che premia quelli. Francamente il caso di Dario Fo è un po' differente, perché Dario Fo ha scritto moltissimo, è vero, teatro, però sono testi, insomma, è sempre l'artigianato della scrittura, è ancora abbastanza vicino, diciamo. Quindi forse il caso di Dario Fo non è già discutibile, ecco. Però francamente per me dare un premio di letteratura a Bob Dylan, quando esistono persone come Marias, Cercas, Per il mondo, Carrer, gente che scrive da Dio, mi sembra una sciocchezza pazzesca. Vamos a ir acabando con un par más de cuestiones. Cuando hablabas al principio de nuestra conversación sobre el estado de emergencia y la idea de que es el prólogo, la introducción de un gran momento histórico de 50 años en que seremos conscientes de que estamos matando al planeta, yo ya escuchaba al barico del siguiente libro. ¿Estás tomando apuntes? ¿Estás pensando para convertir estas reflexiones y esta experiencia en un libro? ¿Cómo te imaginas dentro de un año lo que está ocurriendo en términos de obra? ¿O ves más bien una performance? ¿O bien ves más bien un curso? ¿El coronavirus en la experiencia y en la cabeza, en la inteligencia de Alessandro Barico, en qué podría convertirse? Ma c'è una cosa che devo fare e che farò, e forse in questo momento è la più importante, cioè salvare la scuola da tutto questo. Perché la scuola, moltissime aziende avranno moltissime difficoltà, e quindi io con tutti gli altri penso che in questo momento dobbiamo immediatamente capire cosa succederà alla nostra scuola. Noi abbiamo in programma di aprire a Madrid nel 2020 per aprire una scuola holding in lingua spagnola per il pubblico spagnolo e per il pubblico latinoamericano. Sono decisioni da prendere, e bisogna modificare il design subito, molto veloci. Quindi la cosa più difficile che dovrò fare nel prossimo anno sicuramente. E, per quanto riguarda lo scrivere... È molto difficile capire, cioè il cervello in questi giorni qua, ma succede a te e a tutti voi, il cervello parte a una velocità santa, tutto è bello, tutto quello che ascolti ti fa pensare. Poi quello che alla fine non lo puoi sapere, magari produci un racconto di 20 pagine, magari produci un saggio di 500 pagine, spettacolo teatrale, un film, questo non lo so veramente, però sento il cuore del cervello che va, perché sono momenti storici in cui per l'intelligenza è una festa, al di là della pena, della sofferenza, alle volte del dolore, alle volte della tragedia,
però io in questi giorni ho subito, quando è iniziata la quarantena, ho lanciato una trasmissione radiofonica, perché è la cosa più semplice, web radio, e l'ho intitolata Fiesta Immobile, dal titolo del romanzo di Hemingway. E per la diligenza, in questo momento è una sorta di fiesta immobile, perché tutto quello che vedi è pazzesco, è tutto quello che vedi sta cambiando il mondo, non c'è più nulla, quasi nulla che rimarrà inalterato, e quindi è un momento magico per quelli che pensano e riflettono, pur nella sua durezza. Sin duda, totalmente de acuerdo. Así es un valor en decadencia. Yo seré del siglo XX porque he tenido mucha paciencia y he esperado hasta el final de nuestra conversación para preguntarte qué es ese cuadro que tienes a tus espaldas, que muestra esa imagen, ese parece ser, qué representa, porque he estado toda la conversación mirándote y pensando qué es y por qué lo tienes ahí. Questo è un questo è Manhattan, e Manhattan è un disegno, è un disegno di Manhattan, credo fino all'Ottocento, ci sono ancora tutti i veglieri, quando era un porto veramente, ed è una stampa che mi ha sempre molto affascinato, l'avevo vista, ed è una stampa fatta in bianco e nero, e allora un giorno l'ho fatta stampare molto più grande e l'ho fatta colorare da un artista, perché in origine è in bianco e nero, e questo ormai l'ho fatta fa, e me la tengo sempre molto volentieri in casa mia, perché Manhattan è il New York, è stata una città importante nella mia vita, ho vissuto momenti importanti, e così mi piace averla. È vero, sei uno paziente. Alessandro, non so se nos quieres tocar algo. Todo il tempo Alessandro ha tenuto le mani al lado di un teclado, di un piano. Questo è un segreto di questa charla. Non so se quieres una ultima musica per despedir questa conversazione. Solamente delle armonie, perché sta bene, perché il movimento della mente. Muy bien. Ha sido realmente una conversación que voy a recordar siempre, no solo por el contexto, sino sobre todo por el contenido. Creo que en España y en América Latina lo que nos has dicho nos puede ayudar mucho, mucho a pensar lo que estamos viviendo y el futuro que se aproxima. En nombre de la dirección y de los coordinadores y de todas las responsables del CCCB, de los técnicos y de las personas implicadas en este evento, te doy muchas gracias en nombre de todos por tu tiempo. Y nada, un placer, y a seguir la cuarentena y a seguir pensando y a seguir tramando futuros. Gracias a te de las preguntas, del tiempo pasado insieme. Dovremmo di fare la stessa cosa fra un anno fisicamente in Spagna e conoscerci davvero. Dai, promettiamocelo, ce la faremo. Lo prometto. Fra un anno. Una cena para celebrar. Perfetto. Gracias a todos. Gracias. Gracias.